tutti gli amici di Radio Erica, siamo nel corso principale di Arguto. Come vedete la città è addobbata a festa per questa seconda manifestazione, una manifestazione incentrata sulla Taranta, Sal Taranta è il titolo di questa iniziativa, è il secondo anno. Come vedete è una città in festa, una città che tra l'altro ha anche organizzato varie opportunità e postazioni per mangiare, per stare a cena, per godersi la festa tranquillamente. È un clima perfetto, molto bello, stanno facendo le prove in questo momento e quindi noi siamo qui a raccontarvi cosa succederà. Sempre qui ad Acuto, nel centro anziani, dove è stato allestito un punto di ristoro per i gruppi che fanno parte di questa iniziativa, della Sal Taranta. Abbiamo Matteo, Vento del Sud, vediamo il vostro gruppo. Da dove venite? Veniamo dalla provincia di Lecce, sull'asse Gallipoli-Otranto, quindi Casarano, Colepalso, Matino e Torre Paduli. Penso Torre Paduli. Bellissimi posti che ho visitato non più tardi 10 giorni fa, tra l'altro. Ah, ecco. Sono stato a Ugento, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, posso insomma testimoniare la bellezza di questi luoghi. Sì, per certo, tamburista di proprio lui, la patria, il tamburello. Il tamburello. Allora, ci raccontate un po' la vostra esperienza musicale. Niente, siamo tutti giovanissimi, anzi giovani, perché ormai l'età avanza. Abbiamo intrapreso circa 5 anni fa e quest'anno stiamo galoppando per l'Italia in lungo e largo. In 4 giorni abbiamo fatto 2500 km e un po' di pausa credo che arriverà a fine. Voi cosa fate? Cantate, suonate? Sì, praticamente riprendiamo le tradizioni salentine, le musichiamo con musica più moderna, più orecchiabile. Anche con danze. Sì, sì, c'è, tipiche, diciamo, c'è anche il ballo della pizzica eseguito dalla cantante. Come nasce questa vostra passione? Nasce da una voglia di portare anche la tradizione salentina oltre la località leccese. Quindi trasportarla in Italia e all'estero. Nasce anche come un bagaglio culturale per le prossime generazioni che saremo anche noi, e se non c'è cultura non c'è futuro. Non c'è speranza. Non c'è speranza. E voi è il primo anno che partecipate a questa iniziativa ad Acuto? Sì, ad Acuto sì, la seconda edizione, quindi la scorsa non eravamo così. Una curiosità sulla nostra regione, ci sono altre iniziative di questo genere oltre a questa di Acuto? Nel Lazio, che tu sappia? No, in Lazio non è. Quindi è un po' unica questa iniziativa. Sì, no? Anche se da noi non è molto sentita, come cioè, l'ho sentita tramite amici e io salto da anni, però altre non le conosco. In zona sì, non le conosco certamente. Di quante persone è composto il vostro gruppo? Siamo 7 elementi, partendo dalla cantante, tamburello, basso, chitarra, violino, fisarmonica, strumenti più tradizionali per l'esecuzione della pizzica. 7 elementi. Voi fate solo questa attività oppure fate anche un'iniziativa? L'iniziativa principale che facciamo, cioè l'estate e poi siamo, poi d'inverno tutti a studiare, perché comunque siamo. Che rispondere. Bene, chi è la scuola, chi è l'università. Certo. Voi vi esibirete per ultimo, se sì, saremo l'ultimo. Quindi sarete l'ultimo segmento della nostra. Poi saremo lì a vedere, se c'è stato a ballare. Grazie. Allora siamo qui nei pressi del centro anziani del comune, abbiamo un rappresentante del gruppo Alla Bua, Gigi, uno dei gruppi che questa sera si esibirà nella manifestazione della Sal Taranta di Acuto.
Allora, ci vuoi un po' spiegare che cos'è questa taranta? Che tipo di danza è? Che tipo di musica è? Allora, intanto bisogna specificare che la taranta per noi è il ragno, okay? È il ragno ed è l'animale praticamente che pizzicava, e quindi praticamente in realtà la musica non si chiama taranta, non esiste, c'è è una cosa nuova uscita da poco, e in realtà questa musica, la musica che facciamo noi, si chiama pizzica pizzica, che in realtà è l'antitodo alla taranta, cioè praticamente si suonava la pizzica pizzica per poter guarire chi veniva morso dalla taranta. Quindi la parola taranta, diciamo, è un po' abusata ultimamente, nel senso che non esiste nel gergo e nella tradizione popolare salentina come termine. Ecco, da dove nasce questa esperienza, diciamo, musicale e artistica? Diciamo che da un punto di vista geografico. Sì, da un punto di vista geografico nasce a sud, nel sud Salento, sì. In particolare tra le zone di Galatina, Nardò, Casarano, Ruffano, eccetera eccetera, cioè, ci sono diverse esperienze, diciamo, nel senso che ogni luogo ha la sua esperienza musicale, la sua tradizione musicale. Perché questo? Perché il Salento praticamente ci sono diverse tradizioni musicali, e c'è la zona della Grecia salentina, per esempio, dove la musica è molto più dolce, è molto più greca, diciamo, no? Giusto, perché lì ancora oggi si parla il greco, per cui subisce molto l'influenza della Grecia come a livello musicale proprio. Poi c'è il discorso della zona di Galatina, che è praticamente legato al tarantismo, mentre invece la zona di Torre Paduli è la zona musicale legata alla danza scherma. Diciamo che queste sono le tre sono i tre punti fondamentali della musica popolare salentina. Chiaramente molte differenze tra loro, perché il ballo comanda, cioè nel senso che a Torre Paduli si balla la danza scherma e c'è un ritmo. Per guarire dal morso della taranta si andava alla cappella di San Paolo a Galatina, e lì c'era tutto un altro ritmo, perché i ritmi diventavano molto più frenetici, molto più forti, perché comunque bisognava guarire la tarantata, e quindi il ritmo aumentava sempre di più, sempre di più, sempre di più, mentre invece quella di San Rocco è più cadenzata. E la zona della Grecia, come ho detto, subisce molto l'influenza greca, quindi quasi non si sta. Pure oggi, no? Con gli albanesi qualche anno fa, eccetera eccetera, è una terra di frontiera praticamente, dove centinaia e centinaia e migliaia e milioni di persone passano, e ognuno lascia una traccia della propria cultura, della propria origine praticamente, della loro terra, e questo è fonte di ricchezza. Assolutamente non può essere, sai, oggi c'è una polemica incredibile, no? Su tutte queste cose qua. Io dico che questo a noi ha portato ricchezza a livello culturale. Ha portato molta ricchezza culturale. Comunque sia, andiamo in questa e troviamo questo gruppo di anziani che non avevano nessun problema, e questa è una cosa molto, molto bella, no? Non avevano nessun problema a cantare contemporaneamente, nello stesso istante, quel mazzolino di fiori. E poi una canzone tipica del nostro Salento, non c'era proprio, cioè, oggi questa cosa per esempio inizia a diventare difficile. Per noi cantare una canzone del nord è diventato molto difficile, quindi questi sono i tempi, no? E cosa succede? In questo posto praticamente queste persone si riunivano quasi tutte le sere, e succedeva qualcosa di fantastico, cioè succedeva che praticamente loro cantavano senza l'uso di strumenti, siccome erano persone che non conoscevano la musica e quindi non avevano strumenti, e né tantomeno non avevano le possibilità di comprare uno strumento, per cui al massimo lo strumento poteva essere il tavolo dove loro con la mano picchiavano sopra. La musica molto rudimentale. Molto, moltissimo. E a un certo punto praticamente queste persone però cosa si inventavano? Facevano gli strumenti con la voce. Allora alla bua praticamente era uno di questi strumenti. Loro praticamente alla bua lo mettevano sotto, ce lo usavano come bordone
su tutte le canzoni. Lo usavano come bordone, cioè nel senso come accompagnamento a tutte le canzoni, che scendi dalle stelle, la bandiera rossa, cioè in qualsiasi situazione loro mettevano questa, usavano questa locuzione. Il gruppo, insomma. Sì, usavano questa locuzione e facevano alla bu, questo è sotto, e un altro cantava sopra con la voce un po' più alta, dice, bella non piangere. Difatti questo pezzo proprio in particolare che sto facendo ascoltare adesso, noi lo usiamo da ormai 15 anni come base d'inizio del nostro concerto. È un'esperienza molto, molto vera proprio, perché purtroppo oggi queste persone non ci sono più, però a noi questo nome poi alla fine ha portato tanto a tutto. Allora, da adesso ne sappiamo sicuramente di più su questa musica, su questa cultura che è stato molto importante mantenere viva. Pure oggi, no? Con gli albanesi qualche anno fa, eccetera, eccetera. È una terra di frontiera praticamente dove centinaia e centinaia e migliaia e milioni di persone passano e ognuno lascia una traccia della propria cultura, della propria origine praticamente, della loro terra, e questo è fonte di ricchezza. Assolutamente non può essere, sai, oggi c'è una polemica incredibile, no? Sull'immigrazione, su tutte queste cose qua. Io dico che questo a noi ha portato ricchezza a livello culturale. Ha portato molta ricchezza. Comunque sì, a noi questo spiega. E troviamo questo gruppo di anziani che non avevano nessun problema, e questa è una cosa molto, molto bella, no? Non avevano nessun problema a cantare contemporaneamente, nello stesso istante, quel mazzo di fiori e poi una canzone tipica del nostro Salerno. Non c'era proprio, cioè, oggi questa cosa per esempio inizia a diventare difficile. Per noi cantare una canzone del nord è diventato molto difficile. Quindi questi sono i tempi qua, no? E cosa succede? In questo posto praticamente queste persone si riunivano quasi tutte le sere e succedeva qualcosa di fantastico. Cioè succedeva che praticamente loro cantavano senza l'uso di strumenti. Siccome erano persone che non conoscevano la musica e quindi non avevano strumenti e né tantomeno non avevano le possibilità di comprare uno strumento. Per cui al massimo lo strumento poteva essere il tavolo dove loro con la mano picchiavano sopra. La musica molto rudimentale. Molto, moltissimo. E a un certo punto praticamente queste persone però cosa si inventavano? Facevano gli strumenti con la voce. Allora alla bua praticamente era uno di questi strumenti. Loro praticamente alla bua lo mettevano sotto, cioè lo usavano come bordone su tutte le canzoni. Lo usavano come bordone, cioè nel senso come accompagnamento a tutte le canzoni, che scendi dalle stelle, la bandiera rossa, cioè in qualsiasi situazione loro mettevano usavano questa locuzione. Nel gruppo, insomma. Sì, usavano questa locuzione e facevano alla bu, questo sotto, e un altro cantava sopra con la voce un po' più alta, dice, bella non piangere. Difatti questo pezzo proprio in particolare che sto facendo ascoltare adesso, noi lo usiamo da ormai 15 anni come base d'inizio del nostro concerto. È un'esperienza molto, molto vera proprio, perché purtroppo oggi queste persone non ci sono più, però a noi questo nome poi alla fine ha portato tanto a tutto. Allora, da adesso ne sappiamo sicuramente di più su questa musica, su questa cultura che è stato molto importante mantenere viva. Noi allora tra poco vi vedremo e probabilmente saremo lì in prima fila a battervi le mani. Grazie. Grazie a te. Grazie. Bye.
piacere di avere anche il sindaco di Acuto ai nostri microfoni. Beh, manifestazione perfettamente riuscita, devo dire. Sì, sulla scorta dell'esperienza dell'anno scorso, un grande successo l'anno scorso, quest'anno per questo motivo l'abbiamo voluta riproporre. A ben vedere sembra che l'inizio sia ancora migliore dell'anno scorso, perché ogni attività commerciale del paese forse si è organizzata meglio. Si è organizzata con questi punti di ristoro. Esatto, anche noi abbiamo cercato di fare qualcosa di meglio e quindi speriamo che la serata scorra liscia e per il meglio anche quest'anno. Allora, il Comune di Acuto ha sposato questo evento culturale della Taranta, diciamo. Sì, indubbiamente sì, anche se io personalmente non sono un esperto di musica, però l'esperienza dell'anno scorso mi ha convinto assolutamente che è una manifestazione positiva da riproporre, perché ha il pregio di affondare le proprie radici nel passato, nella musica popolare, però la capacità di trascinare, entusiasmare anche le giovani generazioni e anche i giovanissimi peraltro. Sì, una manifestazione tra l'altro riporta in auge questa musica, danza, anche se è un po' riduttivo definirla musica e danza, perché poi in effetti è veramente un evento culturale, diciamo. Beh, allora noi continuiamo a girovagare per il paese, a fare un po' di riprese. Ok, grazie di essere, complimenti di essere venuti per la buona iniziativa. Ok, grazie ancora. غادي غير طريق الوحد النادي وعلى بنتي وعلى مرسي وعلى حبابي وعلى الجاجة بيتينو ليانو كاباتا سوبينتو اكيني بادي ديلا سيلا لا تو بفرنو بورو داستاتي c'è sempre vento fritto chi tira antiche usanze, fatti leggende e mille battaglie, su storie vere de tanti racconti, chi l'ho passato che non te scordi. E noi cantiamo sta tarantella, che è la cultura de questa terra, de sta Calabria de rime e de canti, no, ho fatto la e mo cantamo sta nuova canzone per chi ancora non l'ha capito. E mo canto con parra d'amore, ma dei racconti e leggende sfinite. غادي 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 غير طريق لوحدي النادي وعلى بنتي وعلى مرتي وعلى حبابي وعلى جدادي بعدي أستو باريسي دافون أجند كيلا كي بالا لي تارانتيل e chi la gente fa sacrifici, chi du lavoro non ha fatto sorrisi. E la fatica sempre mancata, c'è pure gente che l'ha abbandonata, chi l'ha sta terra che ho sempre amato, chi venne a me. Ritmo nuovo de tarantella, chi l'ha ballata e chi l'ha più bella. E mo cantamo sta nuova canzone per chi ancora non l'ha capito. E mo canto con parra d'amore, ma dei racconti e leggende غادي 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 غير طريق الوحد النادي وعلى بنتي وعلى مرتي وعلى حبابي وعلى زادي غادي 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 غير طريق الوحد النادي وعلى بنتي وعلى مرتي وعلى حبابي وعلى زادي غادي 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 غير طريق الوحد النادي وعلى بنتي وعلى مراتي وعلى حبابي وعلى زادي غادي غادي غير طريق غير طريق الوحد النادي وعلى بنتي وعلى مرتي وعلى حبابي وعلى زادي
della mia. Tu gran cristiano sempre cavi via, lo scritto di Messina che arrivau, e da San Leo la casa si fabbricau. La Sicilia alla Calabria bella, con forti indorudina tarantella, amanti da figura du pubaru, e mastro mi giovastro gigantaro, e mastro mi giovastro gigantaro. Gli soi contava storia, quando un gignai poi la sua vittoria, a spisa di Gifetto e grandi pupi, gli untavano e pur stavano muti. La faccia a somiglianza era pittata, da gigantissa tutta anche ingarata, di luci grandi cupi nacchezzato, i pupi su pronti gigna lugiato. I pupi su fronti gigna lugiato. La festa du paese li cacciava, casse rullanti chi suonava, avanti un gigantaro e suonatori, arredo una festa puro creatura. E poi si dice a tutti quanti, che capi più un re dei giganti, e a tutti mu si parra e stupuparo, e onuri a Mastro Micio gigantaro. E un uri a Mastro Micio gigantaro.